Le lacrime come grazia, come buona strada per ricominciare a vivere pienamente. È il magistero del pianto consegnato da Papa Francesco, una scienza della saggezza che qualcuno ha anche contato con precisione. 54 omelie, discorsi, messaggi, lettere, meditazioni, nei quali le lacrime sono protagoniste in questi 2 anni e mezzo di pontificato di Bergoglio. Come nell'ultima omelia delle ceneri, il pianto, luce di verità. Sapete, fratelli, che gli ipocriti non sanno piangere, hanno dimenticato come si piange, non chiedono il dono delle lacrime. La saggezza delle lacrime è ora l'ultimo libro di Don Luca Saraceno, rettore del santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa, casa della tenerezza, dove il pianto della Mamma Celeste non è soltanto il segno del dolore che la trafisse, ma anche promessa di perdono per tutti i suoi figli. Mi sono ispirato ovviamente alla figura di Papa Francesco. Mi aveva profondamente colpito il fatto che proprio fin dall'inizio del suo pontificato Papa Francesco facesse riferimento così esplicito proprio alle lacrime che versano gli uomini e anche Dio stesso, perché c'è un paradosso di fondo che Papa Francesco mette in evidenza, e cioè il fatto che Dio sa piangere. Penso soprattutto a 2 discorsi in modo particolare che Papa Francesco affronta. Pensiamo a Lampedusa, dove appunto ha detto che l'uomo globalizzato ha dimenticato il gusto e l'urgenza del piangere, come anche al santuario di Puglia, dove nel settembre dello scorso anno ha chiesto al mondo che questa è l'ora del pianto. Chi ha pianto per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca? Siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere, del patire con. La globalizzazione dell'indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere. Così per Francesco il linguaggio delle lacrime diventa porta d'accesso al cuore d'ogni uomo. L'anno della misericordia allora intende spalancare proprio questa porta. A pochi mesi dall'avvio del giubileo, Papa Bergoglio invoca un pianto nuovo e copioso sull'umanità, come quello del figlio il prodigo. Per quanto avesse sbagliato tutto nella sua vita, gli bastò gettare le sue lacrime nel cuore del padre per ritrovare il perdono. Il pianto.